questa proposta è innanzitutto dare un volto che sia un po' più colorato al cubo in cemento armato e rivestito di pietre bianche. Noi riprendiamo un poco il vecchio cubo magico con il quale abbiamo giocato negli anni Ottanta e con il quale non siamo mai riusciti a finire tutte le facce. A questo punto è un progetto serio, nel senso che si potrebbe pannellare con dei pannelli elettronici, abbiamo già parlato con alcune aziende, e nel contempo questo cubo potrebbe cambiare anche colore e potrebbe essere innanzitutto un modo per nascondere il cubo in cemento, ma potrebbe essere anche un progetto serio per attrarre persone, perché lo avremmo solo noi, avremmo qualcosa non di statico ma anche di dinamico. C'era il vecchio progetto che ne prevedeva addirittura due uscendo dalla prefettura. Ritengo che non sia bello da vedere, ovviamente abbatterlo non è un albero secolare che può essere abbattuto, perché il verde lo togliamo ma il cemento lo alziamo. Ogni risposta è superflua, è brutta la piazza, è brutto il cubo, il verde sempre di più scompare in città, perlomeno nascondiamo le brutture cercando di far venire qualche persona da fuori anche per turismo, anche con il cubo di Rubik. Noi andremo avanti depositando in comune un progetto anche con i relativi costi di fattibilità e poi vedremo se questa amministrazione o anche la prossima prenderanno in seria considerazione un progetto che non nasce dal sottoscritto ma nasce da tutti i cittadini di questa città, da tutti i cittadini in movimento. No, non sarà più di pietra ovviamente, ma saranno dei pannelli, poi lì leggeremo tutti i materiali che ci darà l'azienda, ovviamente insomma la pietra scomparirà, anche perché la pietra colorata è un po' complicata, insomma poi farla cambiare colore, ecco. Ma avete valutato la fattibilità da un punto di vista finanziario? Ma da un punto di vista finanziario sì, i costi non sono altissimi, ci sono anche dei privati che vorrebbero investire e quindi dare una mano all'amministrazione, come si fa in tutte le altre città d'Italia, non vedo perché ad Avellino debba intervenire solo ed esclusivamente l'amministrazione comunale. E poi ci sarebbe comunque da convincere anche la sovrintendenza della bontà di questo progetto che riporta un po' l'Italia, la città negli anni Ottanta. Beh, se abbiamo convinto la sovrintendenza mettendo del cemento, non vedo perché abbellendolo non dovremmo convincerla. Poi se per loro questo è bello, non lo so.